coordinato da Claudio Carusi, presenza sul palco insieme a Cristina Larcher. E allora io vi lascio alla premiazione del trofeo Loris Roggia. A te Claudio, buon ascolto a tutti. Grazie Luca e grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Siamo quest'anno è un anno speciale, è la 10ª edizione del trofeo Loris Roggia, perché purtroppo sono 10 anni che Loris non c'è più. Questo trofeo è stato istituito appunto subito dopo, nel 2004, per premiare il navigatore che più si è messo in luce durante tutto l'anno. È stata un'iniziativa, noi di Rally Link, ma soprattutto appoggiata dagli organizzatori dei rally, dove Loris Roggia, oltre appunto a fare navigatore, lui faceva parte delle organizzazioni di alcuni rally, per cui i rally amici hanno gli organizzatori, assieme a noi appunto abbiamo organizzato questo trofeo. Dal 2004 si sono succeduti diversi vincitori, tutti molto molto conosciuti. Ricordiamo brevemente l'Albo d'Oro: nel 2004 ha vinto Simona Fedeli, Anna Andreussi ha vinto per ben 3 edizioni, Maurizio Merito, Mitia Dotta, Mara Bariani, Francesco Cozzullo, Matteo Romano. Quest'anno vedrete abbiamo un navigatore decisamente giovane. Non che gli altri non siano giovani, perché come sapete benissimo Rally tiene giovani tutti quanti. A questo punto passerei il microfono alla moglie di Loris Roggia, Cristina Larcher. Sì, buongiorno a tutti. Anche quest'anno ci ritroviamo qua per ricordare Loris. Sicuramente il metodo più bello per ricordarlo è proprio fare in un ambito motoristico. Questa è una cornice che sicuramente è adatta a questo trofeo. La fanciulla che quest'anno l'ha vinto è particolarmente giovane, quindi il ricambio generazionale va avanti, la passione continua a esserci nonostante crisi economiche eccetera, per cui devo dire che è sempre un piacere approfittare di questa occasione per ricordare Loris. Adesso io direi di ripassare la parola a Claudio, che chiamerà sul palco la vincitrice dell'anno 2014. Allora, le votazioni si sono appena concluse, per cui tutti, cioè i lettori di Rally Link che hanno partecipato in molto numerosi a questa votazione, hanno deciso che il vincitore, anzi la vincitrice del trofeo Loris Roggia 2013 è una ragazza classe 1987 di Varese, Silvia Mazzetti. Ciao Silvia, benvenuta e complimenti. Allora Silvia ha ancora quasi la tuta addosso dal Rally di Monte Carlo, da cui è appena concluso, fra il resto molto bene, assieme a Gabriele Cogni. Allora Silvia, innanzitutto due parole, com'è andato questo rally? È stata un'esperienza fantastica, molto difficile, però è un'esperienza che vale la pena di fare, perché è veramente bellissimo. Ci racconti brevemente in due parole la tua carriera, da quanto tempo navighi? Io ho iniziato a correre nel 2005 con mio papà e poi ho avuto la fortuna di navigare sempre dei bravi piloti. Nel 2008 fortunatamente, forse anche un po' per bravura, ho collezionato una serie di successi nei trofei, dal trofeo Colt al trofeo Peugeot. Non mi lamento, sono proprio contenta. Benissimo, allora speriamo che questo trofeo ti porti ancora più fortuna per tutte le prossime stagioni della navigatrice. A questo punto chiedo ad Alessandro, in rappresentanza anche dei suoi fratelli, di consegnare il premio Loris Roggia. Silvia Mazzetti, vincitrice del 10º trofeo Loris Roggia. Silvia, noi vorremmo approfittarne per farti un altro omaggio e Cristina presenterà questo libro che hai in mano. Sì, questa manifestazione, questo premio è particolare, oltre perché cade nel decennale appunto di ricordo di mio marito, è perché ho il piacere di presentare a coloro che magari hanno ancora avuto modo di saperlo questo libro. Si intitola Loris, la semplicità dei grandi. È un libro a cui tenevo molto, era diversi anni che
ci stavo pensando, e quest'anno c'è stata l'occasione, lo scorso anno ormai, l'occasione, con il grande aiuto della famiglia di Riley Link, di riuscire a finalmente coronare questo mio sogno. È un libro molto particolare, chi ha avuto modo di leggerlo sa che è diverso da tutti i libri, non è la classica biografia di un pilota dove vengono enunciati i vari trofei vinti, campionati italiani, ma è un libro fatto di 104 ricordi scritti a partire dalle sorelle fino a tutti quelli che l'hanno conosciuto, addetti ai lavori, piloti, giornalisti, altri navigatori, amici della vita comune, amici d'infanzia. È un libro che, viene solo la pelle d'oca a dirlo, voi iniziate a leggerlo e vi assicuro che in certi momenti riuscite ad andare avanti. Altri invece sorridete, ridete. Chi ha conosciuto Loris, in ciascuno di questi ricordi ritrova proprio Loris, le sue manie, le sue abitudini, le sue passioni. È proprio la descrizione di Loris attraverso 104 persone che l'hanno conosciuto. Particolarmente bella, se posso dirlo, è il ricordo scritto dal mio figlio maggiore, Matteo, e le ultime pagine scritte dai due fratelli che attraverso questi biglietti delle feste di papà alle varie occasioni hanno ricordato il papà. Matteo purtroppo stamattina è partito con me da Bolzano, ma dopo 50 km stava proprio malissimo, ho dovuto riportarlo a casa. Vi saluta, dispiaciutissimo, ma è qua col cuore insieme a suo fratello Christian. È un libro che abbiamo fatto ovviamente perché venga diffuso, proprio perché il ricordo di Loris è ancora vivo, e questo è sicuramente un libro che lo farà restare ancora di più a lungo nei vostri cuori e di chi l'ha conosciuto. Grazie Cristina, grazie Silvia, e grazie anche, giusto citare alla fine, gli organizzatori che hanno partecipato a questo trofeo: la PRS Group, organizzatrice del Rally dell'Adriatico, la FAMS, la Federazione Sammarinese per il Rally di San Marino, e la Bassano Racing per il Rally di Bassano. Ringraziamo ancora le foto di rito Silvia Mazzetti, vincitrice del 10° trofeo Loris e Volta. Sì, scusate, un'ultima cosa, volevo ringraziare per l'ennesima volta, a parte Claudio, Carusi e Germano, ma soprattutto Monica, che mi ha sopportato in questi 8 mesi in cui questo libro è nato e cresciuto. E Monica ha veramente avuto tanta pazienza e ci ha messo tanto amore come l'ha sottoscritta. Grazie ancora Monica.